Quando mi hanno chiamato per propormi di fare la voce narrante degli audiolibri di Harry Potter, sono rimasto contento, naturalmente, perché la trovo un'opera eccezionale. Contento di farlo, ma anche carico di responsabilità, perché comunque sono dei romanzi molto complessi, pieni di situazioni, quindi non facili. Passare da un personaggio all'altro di Harry Potter sembra complicato, a me viene abbastanza spontaneo, nel senso, mi diverto proprio a fare Harry, Ron, Hermione e anche i cattivi, Voldemort e così via. Mi piace molto Silente perché parla piano, è autorevole e non urla mai, quindi non mi sgolo. Sono molto difficili invece gli elfi domestici, quelli che devono squittire, però li faccio anche con simpatia. In questi mesi che sto lavorando agli audiolibri di Harry Potter, sto facendo una full immersion nella storia. Sono tutti i giorni qui a leggere e devo dire che mi ha preso molto. La mattina non vedo l'ora di alzarmi e di venire qui per continuare il lavoro, perché comunque ti prende, è una storia che prende, io non pensavo che mi prendesse così tanto. Il racconto scorre molto bene, è scritto veramente divinamente, perché oltre ad avere la grande intuizione di aver ambientato tutta la storia in una scuola di magia, e quindi ti puoi permettere tutto, ti possono parlare le pietre, gli animali, spostarsi i palazzi, chiunque può volare, quindi c'è un grande impegno di fantasia. Ma quello che è bello degli Harry Potter è che l'autrice, nonostante si parli di magia e di fantasia, ha comunque tenuto i rapporti umani, i caratteri, i sentimenti, sono sempre presenti nelle storie di Harry Potter, e quindi tutti noi ci possiamo ritrovare in queste storie. Io credo che la versione audio di Harry Potter rispetto alla versione cartacea, cioè leggendo, ti dà la possibilità di poter stare lì, ascoltare e viaggiare con la fantasia e vedere quello che la voce narrante racconta e vedere i personaggi che parlano e interagiscono fra di loro. Io mentre leggo almeno vedo quello che succede e se non lo vedo lo rifaccio, vuol dire che non sta venendo bene. Io devo vedere quello che dico in quel momento, come si muovono i personaggi, che cosa succede, anche quando si parla di magie o di cose assolutamente inverosimili nella realtà. E quindi cerco di dare delle emozioni attraverso la mia voce. Se naturalmente ho un testo bello, come in questo caso, come nel caso di Harry Potter, è anche più divertente e più stimolante cercare di raccontare e di emozionare attraverso il tono della voce. Io ci provo almeno, speriamo di riuscirci.